Villa Carenzi, ed ora la seconda parte. Conviene molto stretto andando più avanti. Giriamo allora? Allora vado un po' avanti. Niente, non vedo. Adesso ci stiamo dirigendo verso Bobbio per una piccola cena, intanto le telecamere stanno inquadrando e registrando se ci fosse una qualche attività, dove abbiamo voluto effettuare un esperimento di un vecchio metodo scientifico che veniva utilizzato attorno al 1800, ossia praticamente due strati di farina in modo per vedere se c'è uno spostamento in fronte via e in filo teso, in modo da vedere se eventualmente ci fosse qualcosa. Intanto la telecamera full spectrum con l'indicatore infrarossi sta inquadrando. Adesso stiamo entrando a Bobbio, la qua di San Colombano alla destra c'era, e tra poco arriviamo presso il centro, andiamo a una pizzeria buona per cucinarci un po', e fra un 45 minuti barra un'ora torniamo e proseguiamo con le indagini e entriamo nel vivo con un'indagine tutta strumentale, quindi EVP, rilevatori EMF e laser grid. Vediamo la bella città di Bobbio, le sue strade, le sue macchine, la sua gente, la sua gente, tutto il resto. E tutto il resto. Qua c'è una bella Kai. Sì. Poi. Chissà tanto che andando in su non troveremo un cavolo di parcheggio, che sarà tutto strapieno, quindi dobbiamo andare a botta di fortuna. E parcheggeremo fuori proprio. Esatto, e dovremmo farci un po' più di strada piedi. No, però intanto vediamo su per caso, sai, abbiamo la botta di sedere, mi sa molto ardua la cosa. Molto ardua. Non c'è neanche un posto, neanche a pagare. Vediamo se riusciamo a andare. Di qua si può andare? Il nostro cicerone. Riusciamo. Allora, noi abbiamo il nostro cicerone dietro. Intanto vediamo se riusciamo a trovare un posto dove parcheggiare. Parcheggio. 3, 2, 1, fine ripresa. Così vediamo. Allora, io direi una cosa. Stiamo tornando verso Villa Carenzi. È successo che praticamente è un fatto un po' anomalo. Sui vetri della macchina, sono di quelli di Massa Carrara, sono apparse delle impronte un po' grossolane, molto strane come forma e anche come tipo di impronta. Purtroppo non si sa ancora esattamente che cosa possa essere. Si è sentito parlare di tante impronte, però in genere erano impronte di bambini. Adesso noi stiamo andando lì, vediamo cosa domani poi ha registrato la telecamera che abbiamo lasciato fissa e se c'è stato qualche cambiamento all'interno del campo.
c'è da dire che Villa Carenzi è abbastanza in corrispondenza con il cimitero di Bobbio, anche è sulla stessa linea, quindi ci sono tante diverse ipotesi, tante diverse possibilità, non bisogna scartare nulla in questo campo. In ogni caso noi adesso torniamo lì, sparacchiamo il nostro campo base, finiamo le nostre ricerche, eventualmente continuiamo con qualche VP e poi andiamo a casa. Secondo te, Daniele, congetture? Dimmi qualcosa. Beh, voglio vedere, più che altro, non si può fare congetture. Ipotesi? Può essere di tutto. Può anche essere che qualcuno di noi si è appoggiato di sopra, che qualcuno ha dato la manata. Infatti, può essere di tutto, quindi voglio vedere prima di dire qualcosa. Ok, allora, giusto Sandro? Giusto. Può essere anche che chiunque di loro magari ha appoggiato la mano così inavvertitamente, alla fine un po' sudata, una cosa e l'altra, col caldo, la polvere via, magari hanno assunto quella forma anche un po' strana. Va bene, siamo quasi arrivati. Formiche che mi camminano addosso, le formiche alate. Formiche alate? Così si chiama. Massimo messaggiare. Allora, guarda la strada, guardare, vabbè, è ancora di qua in campo. L'hai acceso te? Sì, sì. Che cazzo! C'è una moto professionale, scusate, ma cazzo!
Non penso proprio. Non penso proprio che sia il massimo. Tanto lei ci aspetta. Rimani qua. Sono quanto ora che non do allora? Un po' meno. 24 ore. Allora, chi l'ho dimenticato? Figa? Cos'era? Il taser. Stordisce uno. Anche un cinghiale stordisce. Sandro, lo dico da mo, tu mi guardi le spalle, torniamo. Perciò stammi dietro. Viene uno. L'altro è il detto di starmi giù. La croce con i tappi, chi l'ha fatta? L'ha fatta loro? No. Io non l'ho fatta. C'era oggi? Sì, l'ho detto sì, c'era. Ah, c'era? Ah, okay. Lui, io non l'ho fatto. Io l'ho detto a tutti, però nessuno si è fregato. Qua c'è una croce fatta, però non nessuno la accende perché sono vede che sono... Sandro! Sono anche delle pile qua. Da qui in poi è successo uno stranissimo fatto. Una sorta di corda, di filo metallico appeso al muro ha iniziato a oscillare, prima piano piano e poi sempre più velocemente. Il K2 lo potete vedere ora dietro a Christian. Questo filo di cui vi parlavo. Il K2 in quel momento ha raggiunto quasi il fondo scala. Delle 5 luci poste sulla sua sommità è arrivata la quarta luce. Non c'era vento né altro, nessuno l'ha toccato. Uno dei tanti misteri di Villa Carenza. Qua è un po' difficile cercare. Arriva tu? Sì. Vengo. Come stai dietro? Magari si è scaricato. La prima cosa che ho messo? Si è scaricato.
guarda la porta, fa parte addestramento. Vente e guarda la porta, non sto scherzando. Guardati sti ingressi qua. Da qui in poi si sono susseguite, diciamo, delle varie anomalie. La telecamera, nonostante il night shot, nonostante l'infrarosso attivato e nonostante anche l'illuminazione, continuava ad avere delle aberrazioni ottiche, delle sfocature. A un certo punto, andando avanti nel video, qualcuno noterà, magari un occhio un po' più esperto o anche un occhio più curioso, potrà notare, diciamo, l'effetto canale morto, oltre alle eventuali sfocature, però non dovute all'ambiente circostante, in quanto era ottimamente illuminato con fari, lampade a LED e faretti luminescenti. Praticamente l'avevamo illuminato quasi a giorno, le zone dove stavamo. In certi punti Lady ha rilevato dei picchi. Lady è praticamente quello strumento che è appena stato poggiato a terra, che permette, diciamo, di rilevare le frequenze elettromagnetiche con un raggio di 15-20 metri all'interno della stanza. Se vi è la possibilità di effettuare un EVP, cioè quindi un Electronic Voice Phenomena, in quel caso lì accade che ti dà la segnalazione. C'è all'interno un microfono, uno speaker, che ti dà proprio quando rileva un certo cambio di tonalità all'interno di un'area, ti dà proprio il segnale per far partire praticamente questo EVP. Oltre a questo, a lungo andare, durante il filmato, noterete qualche altra stranezza barra anomalia, soprattutto nel fondo. Buona visione. Allora, penso non c'è una cosa, poi sentiamo di farlo. No, è un decimale. Non è
parlare di una malia quando va più grave. No, no, ma quando impazzisce così può anche essere... Ah, sì. Sono attivati tutti, e che ce l'ho, no? Sì, sì. Anni ho assistito a un calo di temperatura di 10 gradi. Dove andiamo un attimo? Quando? Facciamo l'ultimo pezzo là e poi andiamo a smontare tutto. Ok. Qua sotto questo è il simbolo di questo. Un attimo. Un attimo. Due minuti. Un minuto. Conta fino a 30. 1, 2, 3, 4, 5. Non serve più. Stacca. Se nei 30 secondi non mantiene l'oscillazione non c'è nulla, quella è la cosa. Sì, sì, l'oscillazione va in base ai cose, ai 30 avanti. Secondi. Completa di tutta la struttura.
grande. Come dico io, grande scelta. Sì. Registrando. Questa è a giorno proprio. Vai. Tornare, stacca, torcia. Allora, io direi che stasera noi abbiamo terminato, adesso il nostro presidente deve andare via e pure la foto reporter di EPAS, la neo foto reporter di EPAS che è la più presente, scusi, che sta riprendendo, la sua foto di camera. Io direi che questa sera è conclusa l'indagine, dobbiamo vedere l'impatto del torniamo al materiale sociale, esatto, c'è solo stato quel problema, diciamo, quell'anomalia dell'impronta sulla macchina. È proprio una macchina come vuole la leggenda o come vogliono molti testimoni, tanto che raccontano che hanno trovato le manine, impronte di manine sulla macchina, dopo che sono andati via. Però le strano è che non erano male, no, le nostre erano grosse, erano manine, erano grosse. Io ho sporcato apposta la macchina dietro appunto per vedere se effettivamente c'era qualcosa. Sulla mia macchina nulla. Sulla mia c'è da fare un'impronta, però non è ben definita. No, non si capisce se è umana. No, ma non sembra quasi umano. No. Perché se hai visto non è proprio qualcosa, sembra quasi di un animale o di un qualcosa. Adesso c'è da capire. Quindi io direi che se per voi di là noi rimaniamo ancora una mezz'oretta qua, sì. Io, Daniele e Alessandro rimaniamo ancora una mezz'oretta, voi andate, poi se troviamo qualcosa che se no ce ne andiamo sbaracchiamo. E poi visioniamo il tutto. Sì, sbaracchiamo qua, io direi che per EPAS, sezione di Piacenza, de Villa Carenzi e tutti, è tutto, una buona serata. I nostri due membri del team sono tornati alla base, a Piacenza. Noi avevamo deciso di fermarci circa una mezz'oretta, ma in realtà il tempo trascorso è molto superiore, supera addirittura l'ora e mezza. Sono accadute diverse stranezze in quella notte in cui abbiamo compiuto questa ricerca. Abbiamo rilevato diverse anomalie strumentali, diverse stranezze che hanno toccato i nostri sensi, il nostro umore, la nostra capacità di vedere le cose in maniera molto più distaccata. Sinceramente abbiamo tanto materiale da vagliare e da studiare e ce ne vorrà di tempo. Possiamo solo dire che Villa Carenzi è un posto
molto energetico, ossia emana diverse sensazioni udibili benissimo con tutti i cinque sensi, nel senso che va a toccare ogni senso del nostro corpo, dal tatto all'olfatto, al gusto, all'udito, alla vista, e si può dire anche in un certo senso la nostra empatia interiore insita in ognuno di noi. Se vi è qualche dubbio, perplessità o avete qualsiasi tipo di domanda da rivolgerci, noi siamo a vostra completa disposizione. Potete trovarci scrivendoci all'indirizzo email epassetspc@pec.it o altrimenti sulla mail personale schicchimarci@gmail.com. Facendo lo spelling, schicchi è schikkimarci@gmail.com o sulla pagina Facebook della nostra associazione EPAS sezione di Piacenza. Vi auguro una buona visione e ci rivediamo alla fine per i saluti di rito. A voi. No, che bello, eh? Anche là, guarda. Dov'è? No, vedi voi. Guarda che bella. Dobbiamo isolare tutti i rumori. Perché non è aperto? Dove? Sandro, ti dico una cosa. Guarda fuori. Guarda dietro te. Tu punta indietro. Come ti ho detto, guarda solo dietro. Devi vedere noi due. Devi solo tenere d'occhio la porta. Perché io dietro non ho coperture per tu. Caso ci fosse qualche guarda lì, controlla lì, Sandro, non ti muovere, stai lì a controllare.
guidare te in via alle danze? Dallo tu, dallo tu. Vieni vicino. Adesso è stabile. Cosa sei? Quanto è tutto stabile? Non dati un segno di sbaglio. Qua? Uno da qua. Ok, proviamo. Inizio io, poi inizi te. Prima sessione EVP. Luogo Villa Carenzi, tra Bobbio e Travo. Nel silenzio assoluto, noi chiediamo se qua dentro, in questa villa abbandonata, che secondo le fonti più recenti era una colonia idroterapica in cui sono avvenuti dei fatti particolari, incresciosi, anomali e misteriosi, se c'è qualcuno che ci sente. Se qualcuno si trova in questa stanza oltre a noi tre, è pregato di darci un segno. Se fisicamente non può interagire con noi, cerca di interagire attraverso questo strumento che sta apposta ai piedi. Se vuoi comunicare con noi basta che fai, lo muovi due volte con un sì e una volta sola con un no. Sei presente qua con noi? Ci senti? Hai paura di noi? Non ti capisco. Hai paura di noi? Non devi aver paura di noi. Non siamo qui per farti del male. Siamo qua in amicizia, nel totale rispetto. Va di parlare con noi. Non essere timido. Amica ha detto che ha avuto un contatto con te. Anche noi lo vogliamo. Siamo in amicizia. Puoi avvicinarti a noi? Ti stiamo disturbando? O vi stiamo disturbando? Possiamo interagire con voi?
tomba in totale silenzio. C'è qualcuno con cui posso parlare qui? Naturalmente sempre che lo voglia. E naturalmente senza disturbare. Sì, due volte per il no. Renzi, se c'è qualcuno che ci sente in questa struttura, in questa casa, è pregato di darci un segno. Noi siamo qui in totale rispetto, in totale amicizia. Se volete accordarci la vostra attenzione, vi chiediamo solo un piccolo cenno, una risposta. Potete illuminare lo strumento se volete, quello lì che sta a terra. Due volte lo muovete, due volte un sì, una volta un no. Di conseguenza, possiamo parlare con voi? Potete manifestare la vostra presenza? Potete concederci un attimo del vostro tempo? Noi siamo qui. Non abbiamo intenzioni cattive. Non volete rispondere? D'accordo. Marcello. Nessuna oscillazione, nessuna... Guardate le camere.
Io non ce lo faccio, il problema sono gli alberi che facevano. Ah sì, lascia fare. Però si trovano i contorni degli alberi che ci sono. Sì, sì. Sandro, dove vai? Da solo. Sandro! Dove? Ah, sei lì? E anche là dove dicevi che ti sembrava che ci fosse la suora. Segno della sua presenza. Non siamo qui per farvi del male. Vogliamo solo avere un contatto. Non abbiate paura. Conosce ad aver paura dei vivi, non dei morti. Noi siamo qui in amicizia. Lascio a terra un altro strumento.
La docu indagine, nonché il video, terminano qui. In conclusione abbiamo notato che vi sono state diverse anomalie strumentali. In più abbiamo raccolto materiali di tipo fotografico, video e audio che dovranno essere attentamente studiate e vagliate prima di pubblicare un qualcosa di attendibile. Come dicevo, in conclusione voglio ringraziare il sindaco di Bobbio, il signor Pasquali, le autorità locali, l'arma dei carabinieri e quindi la polizia municipale, l'intendenza, le belle arti e i beni culturali della provincia di Piacenza e dell'Emilia Romagna, la sezione di massa di EPAS che ci è venuto in aiuto durante la nostra prima parte della dopo indagine e il direttivo della nostra associazione, quindi il presidente Max e il vicepresidente Pippo, per la fiducia accordateci. In attesa dei prossimi video o delle prossime ricerche, vi porgo i miei più cordiali saluti. A presto.